E soddisfatta la consigliera comunale, nonché ex candidata a sindaco di Teramo, Maria Cristina Marroni, dopo una decisione che a quanto pare vedrebbe il sito del nuovo ospedale nel quartiere di Villa Mosca e non Piano Daccio. Sì, sono molto contenta perché io ho impostato la mia campagna elettorale su questo tema in modo chiaro sin dall'inizio, quindi non ho avuto mai titubanze e mai incertezze, e quindi sono contenta che anche il sindaco finalmente si sia dichiarato con questo appello all'assessore Verì a favore della zona di Villa Mosca, però alle parole devono seguire fatti perché altrimenti restano soltanto parole, e quindi io invito il sindaco di Teramo a indire il prima possibile un consiglio comunale nel quale la sua maggioranza individui ufficialmente, e vedrà anche il mio voto favorevole in tal caso, e la zona di Villa Mosca come l'unica possibile per il nuovo ospedale, quindi nessuna variante urbanistica diversa rispetto alla zona di Villa Mosca e non più Piano Daccio. Buona parte dei cittadini teramani sono felici per questa scelta, che tuttavia, come stava accennando lei, si è fatta attendere. Sì, è una scelta che si è fatta attendere perché ci sono i numerosi verbali dei consigli comunali degli ultimi 5 anni in cui si può certificare che il sindaco ha più volte espresso la propria volontà o la non negatività per l'idea di Piano Daccio. Quindi ci sono gli atti che confermano che la sua era una posizione molto ambigua e l'ho stata per tanto tempo, e quindi che abbia chiarito finalmente le idee, si sia chiarito finalmente le idee, non può che rallegrarci.